E con questi strani esseri vi diamo il benvenuto in questa puntata di Facciamoci una partita? No Man's Sky. Esattamente. Oggi vi portiamo questo nuovo titolo arrivato da pochi giorni sul PC e PlayStation 4, sviluppato da Hello Games. e pubblicato da Hello Games. Tutto loro. Esatto, hanno fatto tutto loro ed è un open world. È stato attaccato Shinigami. Povero! Posso picchiarlo questo? Penso che l'hai picchiato. Cos'è L'ho successo? ammazzato. Sì, ma è diventato piccolo, o no? Come stavo dicendo, è un open world. Sì. Senza. Spaziale. Esatto. Cioè, non senza spaziale, un open world spaziale. Senza una trama vera e propria di base, nel senso che qui andate in giro per i pianeti, distruggete tutto come sta facendo Shinigami praticamente. Prendiamo i minerali, insomma, oggetti utili comunque per il viaggio, perché faccio vedere velocemente anche solo questo, per esempio, per ricaricare quest'arma, quella che avete visto, serve il carbonio. Poi tu, a seconda di quello che prendi, glielo dai all'arma, insomma, E la e... ricarichi. I Esatto. Facendo così fai uno scanner e dovrebbe teoricamente farti vedere. punti di interesse Esatto. quelli abbastanza vicini comunque. Quello che noi vogliamo fare in questo episodio è raggiungere il radiofaro, perché il gioco continua a dirci che ci sta una trasmissione. Lascialo stare, poverino. Se Capisci? mi attacca mi arrabbio con te. Ma non ti attacca. Se te non lo attacchi, non ti attacca. Sì, come quello di prima, vero? Quello di prima gli avrei fatto qualcosa. C'è del plutonio, vedi che scappa. Ecco. Come potete vedere, questo è plutonio che ci serve per la nostra arma, per ricaricarla, quindi l'arma, via. La Non è proprio navicella. Questi un'arma. No, no. Beh, anche, sì. Cos'è? sono i droni, che praticamente sono quelli che setacciano i pianeti e se vedono movimento sospetto, insomma, vengono a controllare. Ovviamente se avete un comportamento ostile, vi attaccano. Chiamano rinforzi. Come vedete in alto a destra c'è un'icona rossa, insomma, le icone quelle che vedete sono i droni, appunto. Come potete vedere, appunto, ci ha dato una nuova tecnologia distruggendo Drone. questo drone che possiamo appunto sbloccare, creare tramite gli elementi che ci richiede: lo zinco, che noi non abbiamo neanche uno. Il ferro, che è abbastanza facile da trovare, e la crisonite, che non l'ho mai vista, sinceramente. Ok. Un po' qua. Ci dice anche più o meno in quanto tempo arriviamo. Non in questo caso. Esatto. Però qua dovrebbe dircelo. Infatti, fra 20, 22 e 22 secondi per arrivare lì. Ogni pianeta ha il suo clima e tutto. E quindi praticamente può capitare un pianeta dove fa caldo, o può capitare un pianeta dove appunto c'è tanto freddo, e E dico. comunque ci verrà sempre detto, insomma. Esatto. E comunque noi di conseguenza dobbiamo anche adattarci al clima. Dove Poi là. sta? Segnale rilevato. È stato tipo. Avamposto. Trova la fonte dei segni di vita. Devi andare là dove c'è l'avamposto. Sì, adesso ci vado, però ancora si passa dell'Atlante. Ah, ma è richiesto o l'hai trovato? Ma è richiesto per Ah, aprire. ok. Ora vediamo un po' di arrivarci con la navicella. Rasa mama. Ok, possiamo tenere la navicella e partire. Dai! Sì! Ok, siamo arrivati, ragazzi. Ho avviato la sequenza di atterraggio. Ci siamo! Andiamo a vedere cosa c'è. Cos'è quest'icona nuova? Pietra della conoscenza. Hai Ah! preso la parola Viken Sì, previsiva. perché praticamente ci sono le razze aliene che parlano ovviamente la loro lingua. E se non conosciamo il loro Esatto. vocabolario, non capiamo quello che stanno dicendo. Un po' come Final Fantasy X. Questa Però. è la prima zona, insomma, che vediamo
simile umana o comunque forma di vita intelligente. Frammento protettivo. Non hai trovato nulla. Ok, quando abbiamo l'inventario pieno dobbiamo fare semplicemente trasferisci elementi. Trasferiamo tutta la nave. Cos'è il modulo di neutrini? Parte preziosa di un computer. Ah, una merce di scambio. Perla affascinante. Affascinante. Paste Atlante sta minchia. Ecco. Ok. Ecco una razza aliena. Ora ci parlerà. Penso. Ah, su. Vedete che la lingua non la conosciamo? Sta parlando. Sta dicendo delle cose e noi possiamo solo cercare di capire. Una creatura mi sta aspettando. Capisco che si tratta di un guerriero, ma non sembra volermi attaccare. Metto un guernito in una lingua che non conosco e mi allungo una stele. Con stupore mi rendo conto che capisco quello che c'è scritto sopra. Quando alzo lo sguardo per incontrare quella della creatura, quella si è già voltata disinteressata. Immagino che sia solo un corriere, ma non l'autore del messaggio. La stele contiene anche progetti della tecnologia. Una iperguida. Ah, possiamo tracciare la rotta. Che figate. Abbiamo sbloccato anche un equipment. Come vedete servono delle robe che noi non abbiamo ovviamente. Beh, le troveremo piano piano. Beh, dobbiamo tornare all'astronave. Cos'è quella roba là? Non lo so. Questo? Zinco. Raggiungi la stazione spaziale. Adesso dobbiamo uscire dal pianeta e raggiungere la stazione spaziale. Che se non sbaglio era vicino a questo pianeta, no? Abbastanza. E adesso siamo fuori dal pianeta. Quindi procedendo a sta velocità lì ci arrivi fra un'ora. Come potete vedere è pieno anche di meteoriti, quindi bisogna stare attenti. Bom. No. Ok, fra un minuto ci siamo. Ma uso il turbo combi. Almeno un pochino più veloce. Ok, ora entriamo nella stazione spaziale. Se riusciamo, eh. Ma sì, ti risucchia. A posto. Arrivati. È comodo così, eh. Ah, qua c'è un altro alieno. Se non sbaglio. Usare le scale per i deboli. Ok. Ah, vedi? Vendi oggetti. Possiamo vedere le due perle. Che non ci servono a una sega, penso. Sì, questo invece? Questo no. Ah, vedi? È un po' lento nell'obiettivo, cioè ad aggiornarsi. Abbiamo guadagnato un po' di soldini, che non ho idea di quanto siano. E... ok. Boh. Ah, vedi, ti serve l'eridio e il risonatore dinamico. Risonatore dinamico 1, l'eridio, porca miseria, 63 di 200 ne abbiamo. Vediamo se ce l'hanno, tu ti ricordi come si chiama? E qua? L'eridio. Boh, 200 te ne serviva. Quanto... 48 ne ho presi. Puttana miseria. Ce ne servirà ancora probabilmente. Beh sì, ma sono tutti i tuoi soldi questi. No, però 19.000. Questo è 1623. Ma l'hai già comprato l'eridio? Ora l'ho preso. Non ne hanno più di scorta. Vediamo se c'era qualcun altro. Eccolo. E abbiamo fatto l'iperguida. Adesso come la dobbiamo ricaricare? Perché dobbiamo rifornirla. Serve cellula di curvatura.
Perché qualcosa mi dice che dobbiamo andare a comprarlo? Eccola qua. Cazzo, ci servono 100 tamium e l'antimateria. La vendeva qualcuno il tamium? No, il tamium non l'ho visto a nessuno. Mi sa che dobbiamo andare in un pianeta, sai? Andiamo. Wow! Vai in questo di fronte. Ma lì cosa si dice? Ci fa andare sempre lì? Eh sì. Perché forse... Non lo so. Arrivo fra indefinito. Vai qua che ci vogliono pochi secondi. Minuti. Ore. C'è un avamposto anche qua. Sì. Sì. Vai verso l'avamposto direttamente. Ce la fai? O ti schianti? Ce la faccio, ce la faccio. Scegli sempre i best posti. Clima mite. Non c'è né flora né fauna. Almeno non è rilevato. Beh, là c'è del plutonio. Ricco di risorse e dannoso per i sistemi di supporto vitale. Pianeta dall'atmosfera rarefatta. Come vedete abbiamo una rapida... scheda del pianeta. Ok, andiamo a vedere qua cosa ci offre la brughiera. Brughiera sei qua. Saluta al massimo. Serbatoio energetico per uno. Provviste per l'affascinante. Se ci facciamo i dindi. Ce l'hai! Lo puoi creare, ho visto che lo puoi creare. Eccolo. Ecco. Ah, posso chiamare l'astronave qua. Che strafigata, così ce l'hai vicina. Hai visto? Hai visto? Hai visto? Molto bene. Questo però no, eh. Ma fanculo. E non hai il pass nell'Atlante. Qua c'è un altro amico. Ciao amico. Ti ha salutato a modo suo sta scimmia. Quella! Perfetto. Prefetto, ah, porca cacchio dici. Fangyang Antichois, boom, gimotog, motang. Continua. Prendo l'antimateria. Dammi l'antimateria. Buono che ci serve per l'iperguina. Non so chi siano Nade e Polo, ma ora ho modo di localizzarli. Tuttavia sospetto di dover scegliere tra trovare il mio benefattore e seguire le indicazioni di questa Atlante. Raccogli 100 tamium per creare cellule. Se lo sapevamo già! Guarda che c'è il negozio anche qua. Posso vedergli la verba? No, non devi, devi... La perla! Non la verba. Abbiamo 27.494 unità. Così poche. Vediamo se c'ha il tamium sto pezzo di mefo. Sì, sì, sì. 37, un po' pochini, però. Sai cos'è? Che il tamium ci serve anche per l'astronave. Quello è il fatto. E tra l'altro costa tanto. Sì. No. Possiamo potenziare la nostra... No, non lo so veramente. Ah no, rifiuta il multi... Cos'è che c'è scritto in basso? Ah, multi-tool. 8 slot. Vedi te. E cosa devo fare? Che ne so. Ma questa è la nostra. Questo è il nuovo. No, quella in alto. Accetta. È la nostra. Ma mi sa che non puoi, non ce l'hai 47.000 unità. Ma vangulo! Cos'è quella roba là? Non lo so. Puttana Eva! Fu così che diventammo ricchi. Se veramente si può vendere a tanto, ciao Ciaone. 12.700. Oh Cristo! Ma non ciascuno, è 220 ciascuno. Vabbè, però in tutto, quello era il totale.
Sì. Ci posso fare i big money di YouTube, ma manco YouTube. Ciao YouTube. Siamo su YouTube adesso. Non capisco. YouTube, anzi, scusa. Ciao! Oro! Non è come Minecraft dove non te ne fai niente. Siamo a 25.000. Ragazzi, quella pistola è mia, cioè. Cioè. Siamo troppo distanti. Più 7,5% della media galattica. 53.686 ti fai. Io direi di venderlo tutto per il momento. Ma stai già venduto tutto. Posto. Adesso. 80.000, ragazzi. Costa un pochettino, ma è 50.000 volte meglio, eh. Eccoci. Vai a vedere cos'era l'altro. Questo. Ah, è multitool. Obiettivo raggiunto. Spendaccione. Ah no, ambulante. Distanza percorsa 7500. Io direi comunque che ci serve altro oro. Giustamente. Ok ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Se dovesse piacervi, insomma, che siete interessati, possiamo anche pensare a fare un gameplay. Però vediamo, dai. Perché è un gioco dove si fa molto, ma non si fa nulla alla fine. Esattamente, come avete potuto vedere, è appunto un gioco dove esplori, trovi oro a caso. Ma adesso vado a cercarne altro. Esatto. E niente. Trovi, insomma, miglioramenti, devi trovare gli oggetti per farli, magari trovi queste cose qua, queste stazioni che ti fanno, che ti danno segni di vita, segnali di vita, e insomma, come avete potuto vedere, non ha una trama di base, però è divertente giocarci, è abbastanza divertente. E come ha detto Shinigami, se siete interessati magari possiamo fare qualche altro video sulla serie, e basta. Per questo video è tutto. Alla prossima! Ciao!